Ciao Margherita, innanzitutto come stai? Dai, partiamo da una domanda semplice, sei stanca? Ciao, Come ti senti? mi sento strana perché è una sensazione un po' particolare, però mi sono divertita tantissimo ed è stato bellissimo e sarà bellissimo È bello questo spirito ottimista, dai, secondo me. Sì. positivo comunque nei confronti dell'esperienza. Sei un po', immagino, amareggiata comunque Beh, per un po' mi l'uscita. dispiace, come ho già detto anche ieri sera. Forse appunto l'unica cosa, l'unico rimpianto magari è il fatto di aver cantato pezzi non giusti, ma ovviamente non sono state mie scelte, ma io, come ho già detto, sono contentissima di lavorare con Skin, di averci lavorato, spero di lavorarci appunto. E ho conosciuto una persona fantastica sia a livello artistico sia umano. E poi sono contenta davvero dell'esperienza perché appunto arrivare su 60.000 qua e arrivare nona è fantastico. E anche ieri si ho pianto. A 16 anni avevo bisogno di buttare fuori. Ah, sì. Ma poi è anche un palco importante. Penso forse da casa non si capisca bene, ma penso che viviate 3.000 emozioni, tutte Da casa, anche centrifugate. io l'anno scorso dicevo, cavolo, ma come mai sta piangendo in quel momento? Poi ho capito. Avete pure dei ritmi, penso, allucinanti, Sì. gran tanto Stanotte non ho lavoro. dormito perché ho pensato un po'. Senti, a proposito del tuo percorso, i giudici, anche ieri Fedez ha detto che per lui addirittura eri una possibile vincitrice, però in realtà poi dopo ti davano, diciamo, lo schiaffo morale che sostenevano che non fossi più quella delle audizioni, ma tu avevi un po' la loro stessa impressione o pensi che un po' fosse, non lo so, strategia, un'impressione sbagliata, che non abbiano capito magari le scelte di Skin? Allora, dico che Fedez, anche la puntata scorsa, mi ha detto di ritrovare la tua sicurezza. E io lo stavo ritrovando, ovviamente, andando in una puntata electro dance, mi era difficile. Perché se avessi avuto un pezzo tipo, no, pianoforte, un po' molto più sentimentale, avrei sicuramente tirato fuori quello che volevano vedere, però nel senso è andata così, non è che devo rimuginarci sopra. Adesso inizio a fare tanto, però non so se ci siano state strategie, non voglio sapere, non mi interessa perché ormai sono qua, intanto non posso tornare indietro, non posso nemmeno rientrare. Ma ti sei fatta un'analisi? Tu hai pensato come mai da quando hai iniziato il programma hai avuto un po' questo. Ho già detto perché il fatto di cambiare, di far vedere che magari so fare più generi all'interno del live, non ha fatto sì che ci fosse quella concretezza su di me. Perché se avessi continuato magari il percorso che avevo incominciato alle audizioni, forse sarebbe stato diverso. E appunto da una parte mi dispiace, però dall'altra dico, cavolo, Skin mi ha fatto sudare, mi ha fatto fare queste sfide, perché mi sono servite? Perché alla fine se cadi adesso, poi dopo vai più avanti. Cioè vai più. Nonostante la salita riesci comunque ad andare. C'è da dire che comunque la competizione è bella, insomma, serrata. E, infatti, a questo proposito, voglio chiederti chi è secondo te il concorrente che potrebbe vincere e chi merita di vincere, secondo te, tra i rimasti? È dura la scelta perché davvero arrivati a questo punto tutti fantastici. Però, allora, da quello che sento, gli Urban sono i favoriti. Però io non sottovaluterei nessuno perché hanno tutti sfumature diverse. Joe ha una voce, una presenza scenica, ma anche un viso, una fisicità giusta per essere un cantante.
Penso che Erika, che è un gran bene, spacchi, e anche proprio tutti. Quindi, boh. Dici che ci si sarà, so. Potrebbe esserci l'effetto sorpresa, ecco. Lo so, però mi auguro che Erika vada in finale. Comunque vada. Ok, senti, Skin anche ieri era molto emozionata, anche nell'Extra Factor mi sa, piangevate a un certo punto, a parte Mara Maionchi che poi li ha liquidati, tipo, sì, vabbè, fantastica. Sì, cosa ti ha detto Skin dopo l'eliminazione, cosa vi siete dette? Lei era abbastanza, si sentiva anche un po' responsabile forse di questa tua uscita. Lei ha fatto, mi ha detto culpa. Che pensa... che non abbiano capito niente gli altri, ma io già ho detto Skin è uguale, non importa, cioè alla fine ovvio importa perché può fare la differenza, però sono molto contenta del fatto di averla vicino, anche quando mi ha regalato questo che c'è scritto Dream, nel senso questa notte in camerino da lei ho fatto chiacchiere, avevo bisogno di averla, e appunto anche quando mi ha stretto la mano, quando mi ha abbracciata, quando mi ha sussurrato delle cose all'orecchio, mi ha fatto capire che può continuare. Quindi beh sì, sicuramente sei giovanissima, poi ricordiamo che tu ti sei presentata alle audizioni con uno strumento, un po' ti sei portata dietro tutto il tuo mondo, che poi forse sul palco di X Factor con lo spettacolo era difficile, secondo diciamo me, diciamo che avendo portato qualcosa di così strano, forse, cantando un genere un po' indie, un po' indie pop, non lo so, un po' particolare forse, non so quanto sarebbe durata qua dentro, perché forse non sono commerciale io, non punto al commerciale, sinceramente mi piace più entrare in un mood diverso, e questo non mi spaventa affatto, perché penso che fare anche qualcosa di diverso serva qua. Sì, ci sono diciamo tante strade poi per fare la stessa cosa in base all'artista, che ovvio che appunto da fuori si pensa, e anch'io avevo pensato che l'unica strada sia il talent, però credo che non so come funzioni sinceramente, però sono serena, non mi spaventa niente adesso. Vabbè, un bel atteggiamento, dai. Io spero di risentirti presto, ovviamente. Faccio l'ultima domanda: quale canzone proprio ti sarebbe piaciuto portare sul palco di X Factor che non sei riuscita a portare? I Can Make You Love Me di Adele. Sì. L'avrei voluta portare forse al primo, al secondo live. Piano voce. Bello. Sì, mi sarebbe piaciuto. Mamma mia. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Credi. Ciao.